Questa ricetta è davvero semplicissima, ma di sicuro successo. Iniziamo mettendo in una ciotola 2 cucchiai di pane grattugiato. Aggiungiamo dell'origano, srotoliamo un rotolo di pasta sfoglia rotonda che andremo a bucherellare. Vado quindi ad inserirla in una teglia del diametro di 24 cm. E sul fondo vado a posizionare il pane grattugiato aromatizzato preparato in precedenza. Mettiamo momentaneamente da parte la sfoglia e prepariamo la farcitura. Taglio a cubetti 100 g di mozzarella fresca. Vado a inserirla in una ciotola, taglio un po' di olive, queste sono 45 g di olive nere denocciolate. Taglio a pezzetti 100 g di pomodorini. E aggiungo anche questi. Unisco 2 confezioni di tonno in scatola, sono quindi 120 g di tonno. Io ho preso una versione light, va benissimo anche quella all'olio. Un po' di sale. E vado a farcire la pasta sfoglia. Vado a richiudere aggiungo un filo d'olio extravergine di oliva e un po' di origano. Vado ad infornare il tutto a 200 gradi per circa 30 minuti. Ed ecco la nostra torta salata con tonno, pomodorini e olive appena sfornata. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!